Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, cominciamo questo secondo webinar di questa serie che Fondazione Nord-Est realizza in collaborazione con Union Camere, una serie che vuole raccontare le innovazioni che hanno luogo, si realizzano e stimolano la crescita dei nostri territori e non soltanto dei nostri territori, ma del paese nel suo insieme. È una serie che, per chi ha già seguito il primo dei webinar la settimana scorsa con Andrea Goldstein, che ci ha parlato più del quadro macro che non del quadro micro, vuole essere fortemente interattiva. Quindi invito tutti i partecipanti a usare la possibilità di rivolgere domande ai relatori, perché il beneficio in fondo è proprio quello di poter approfondire i temi che oggi discuteremo attraverso un dialogo con i relatori. E introduco rapidissimamente il tema di oggi e i relatori di oggi. Il tema di oggi, al contrario di quella settimana scorsa, invece è micro, vuole andare nel dettaglio dei luoghi in cui si fa innovazione nel Nord-Est e a raccontarci i 100 luoghi dell'innovazione, i luoghi in cui nasce la crescita, l'occupazione, il benessere di queste regioni. Abbiamo Gabriella Bettiolla e Stefano Miotto. Entrambi sono membri del comitato scientifico della Fondazione Nord-Est, entrambi stanno lavorando assieme a noi per realizzare questo nuovo progetto che dovrebbe riuscire a portare conoscenze, informazioni e stimoli per una maggiore innovazione in tutte le imprese del Nord-Est, in tutto il mondo cofindustriale e in tutto il mondo camerale, visto che la collaborazione con Union Camere è molto importante per il successo di questa serie. Di questa serie di webinar. Sono anche a capo di un'organizzazione che adesso verrà brevemente presentata, che si chiama SIAV, che svolge questo ruolo di assistere le imprese in questo percorso verso l'innovazione. Mi fermo qui, tornerò poi a parlarvi nel momento in cui gestiremo le domande e guiderò la discussione tra di voi e i relatori. E cedo la parola immediatamente a Stefano Miotto per la parte che a lui compete, poi Gabriella Bettiol seguirà. Ringrazio il professor Carraro, buona giornata a tutti. Io sono il direttore generale di Confindustria Veneto SIAV. Gabriella Bettiol è la manager che segue l'area dell'innovazione, in particolare un brand di SIAV che si chiama Factory of Knowledge e che racconta e raccoglie tutta una serie di esperienze. Allora, l'obiettivo di oggi è di provare a trasferirvi un po' di concrete esperienze di tutta la nostra attività, oltre ventennale su questi temi, attività a fianco delle imprese e cercare soprattutto di quello che noi abbiamo cercato di fare come braccio operativo di Confindustria Veneto, è stato quello sostanzialmente di analizzare, seguire con grande attenzione quelli che erano i cambiamenti in atto nelle imprese, perché di fatto di cambiamenti in tutto questo periodo qua, in particolare in quest'ultimo periodo, ce ne sono stati molti e rapidissimi. Quindi cercare di capire soprattutto che cosa avvenga all'interno delle imprese, analizzare quello che sta avvenendo all'interno delle imprese, cercare di supportare le imprese nel cominciare ad avviare questi cambiamenti è stato un po' il nostro mantra, vorrei dire. Ma perché questo? Perché effettivamente dobbiamo sempre considerare, insomma, che il nostro focus sono sempre state di fatto le aziende, in particolare quelle manifatturiere di questa regione, e che come sapete costituiscono ovviamente la spina dorsale di questa regione. E non dobbiamo dimenticare che, a parte l'assenza di grandi aziende e l'assenza di grandi player anche nell'ambito della ricerca, lo testimonia anche l'1% di tasso di ricerca, di investimenti di ricerca e innovazione sul PIL di questa regione, che è confrontato con altre regioni europee è decisamente diciamo, più basso. E dicevo, le nostre aziende arrivano di fatto e nascono da una grande storia di subfornitura. E devo dire che dall'osservazione che abbiamo anche adesso, di quello che sta sostanzialmente succedendo nei diversi cambiamenti, crisi, internazionalizzazione e globalizzazione, questo ruolo, diciamo, di essere incastrati in qualche modo, una supply chain da parte di moltissime delle nostre aziende, è da considerare un limite. Quindi molto spesso queste aziende, noi le abbiamo osservate e guardate, hanno un po' la caratteristica di
essere delle scatole, diciamo, abbastanza chiuse in qualche modo, molto spesso trainate dal cliente più grosso, ma in cui molto spesso i processi di innovazione non sempre si attivano velocemente. Ecco allora che, o meglio, sono innovazioni incrementali, innovazioni determinate al cliente, ma non c'è, diciamo, quella necessaria apertura da parte di queste imprese che è necessaria appunto per poter attivare dei processi di cambiamento e trasformazione di innovazione. Ed è dall'altra parte però è anche vero che mentre se la media di moltissime aziende è questa e la struttura è questa, è anche vero che moltissime aziende invece, che stiamo osservando con grande attenzione, hanno invece attivato una serie di processi e noi abbiamo avuto la fortuna di affiancare queste aziende in queste fasi di trasformazione, affiancandola da dentro, quindi anche qui non con l'approccio istituzionale di Confindustria, ma con l'approccio di servizio. Qual è stata in qualche modo la nostra strategia per fare questo? In qualche modo abbiamo cercato di intercettare quella che era in qualche modo la progettazione europea, quelli che erano i grandi driver dell'Unione Europea. Abbiamo partecipato a molti progetti europei proprio finalizzati al tema della trasformazione, dell'innovazione, di come trasferire tecnologie e metodologie nei confronti delle aziende, e poi abbiamo provato a trasferire queste esperienze applicando gli strumenti della programmazione regionale, nei confronti delle imprese. Quindi abbiamo in qualche modo un osservatorio di centinaia e centinaia di casi che abbiamo svolto in questi anni e su cui abbiamo lavorato. Ecco, di questo volevamo un po' parlare oggi. Quindi, diciamo, la relazione di oggi è divisa di fatto in tre parti. La prima parte, che adesso svolgerà Gabriella Bettioli, vi racconterà proprio questo, vi racconterà quella che è stata la nostra storia, le nostre esperienze, dove siamo arrivati e che cosa stiamo vivendo adesso nel campo dell'innovazione, i cambiamenti delle aziende. Poi riprenderò la parola io per parlare di due progettualità che sono istituzionali, ma poi hanno anche qui tutto un esito sui servizi, che riguarda un'iniziativa sul 4.0 che riguarda di nuovo i luoghi dell'innovazione, si chiama appunto i 100 luoghi dell'innovazione in Veneto, e per ultimo quello che sta avvenendo con la formazione dei cluster regionali, perché anche questo è un fenomeno del tutto nuovo che stiamo osservando con grande attenzione e che potrebbe in qualche modo essere foriero di grandi prospettive. Quindi io chiudo l'introduzione e passo invece la parola a Gabriella Bettiol che ci racconta un po' che cosa sta succedendo, insomma, in giro. Ok, allora 5 minuti soltanto di premessa metodologica, perché ovviamente per lavorare con le imprese non si può andare random senza avere poi diciamo anche delle basi diciamo concettuali di partenza. Allora, Anche il brand di Factory of Knowledge nasce dall'assunto che durante tutte le programmazioni comunitarie vedevamo che tutti i finanziamenti rivolti all'innovazione erano concentrati prevalentemente sul trasferimento tecnologico. Quando si parlava di innovazione si parlava di trasferimento tecnologico, mentre noi, lavorando con le imprese, sapevamo bene che la tecnologia non è sufficiente, è un driver importantissimo sicuramente. In molte nostre aziende l'innovazione è technology push, però poi appunto se della tecnologia non si ha anche la conoscenza della potenzialità e quindi si ha soltanto un approccio di tipo adattivo e non generativo di nuove soluzioni sia di prodotto che di processo, la tecnologia in sé non è la soluzione. Chiaramente il processo di innovazione era un concetto abbastanza vago nelle nostre piccole e medie imprese, nel senso che non avevano una concezione, diciamo, lineare alla Cisburg, per dire, no? della visione del funnel dell'innovazione, dove appunto si diceva la piccola impresa in sé non ha le capacità interne di avere funzioni di ricerca e sviluppo tale da svilupparsi l'innovazione dall'interno, ma deve attingere da fonti esterne. Allora, le fonti esterne si sapeva benissimo che dovevano appunto dare metodologie per essere creative le aziende, per assorbire conoscenza e tecnologia, dovevano andare a fare scouting anche dei nuovi materiali per fare i nuovi progetti e poi dovevano seguire una metodologia molto precisa che poi è anche nei fondamenti dell'Horizon
Horizon 2020, no? I finanziamenti alla ricerca e innovazione delle piccole imprese, che dicevano: ok, se vuoi il finanziamento devi dimostrarmi che la tua innovazione è vendibile, è commercializzabile nel prodotto. Da questa base, diciamo, di una visione di tipo lineare, sulle quali abbiamo fatto decine di workshop e di assistenze alle aziende, abbiamo visto anche che la ricezione di questo, diciamo, di questo approccio funzionava, ma funzionava parzialmente. Quando siamo stati a Berlino al grande convention del consorzio Università Impresa, dove appunto, per dire la verità, ci sono 300 università e 5 imprese che partecipano, quindi è molta la visione della lato impresa, abbiamo avuto veramente piacere di sentire la posizione di John Bessin, che sapete che insieme a Pavel Tatid sono i guru, i maestri di Managing Innovation, che diceva: bisogna passare a un'altra visione dell'innovazione. Dopo 35 anni che studio innovazione mi sono accorto che non è un processo lineare, e quindi è venuto fuori con la sua simpatia con il piatto di spaghetti simbolico, nel senso che ha detto: non sono soprattutto con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione dei processi, quello che vince non è un sistema lineare di innovazione, ma è un sistema, vince chi ha maggiori connettività. Le connettività sia in termini di relazioni da tutti i punti di vista, della ricerca, della ricerca, del trasferimento di conoscenza, dei fornitori, dei clienti, eccetera, la capacità di gestire connettività è il vero focus dell'innovazione. Allora, siamo passati ovviamente a guardare sia prima qual era l'ecosistema dell'innovazione del nostro sistema, e sappiamo tutti, insomma, il fallimento delle nanotecnologie piuttosto che il fallimento di alcuni centri di ricerca, cosa ci hanno insegnato? Che fare ricerca, anche ricerca applicata, però non farla fluire verso le aziende, non funziona. Sono investimenti che non pagano, e purtroppo quello che non ha pagato è stato che appunto anche le soluzioni tecnologiche bellissime, perché abbiamo visto le nanotecnologie che loro non immaginavano neanche di poter applicare, per esempio alle suole delle scarpe, dei sandali, perché pensavano sempre alle appliance per i frigoriferi, per tutta una serie di cose, non sono fluite, perché appunto soprattutto i centri di ricerca aspettavano che le aziende andassero a chiedere, ma le aziende a volte non sanno cosa chiedere, hanno bisogno appunto di avere un supporto anche per andare verso un processo che è quello nuovo, e qui abbiamo il modello di Ian Ange, che dice che prima tu devi accompagnare l'azienda a essere consapevole, l'awareness di che cosa andare a chiedere, acquisire. Qui bellissima cosa, però poi quando tu hai acquisito devi trasformare. E allora volevo portarvi qualche caso appunto per vedere come questo processo di acquisizione, a volte strutturato, a volte implicito, è stata alla base di molte soluzioni di aziende che noi amiamo molto, devo dire la verità. Allora, un progetto di ricerca di fondi dirigenti, abbiamo cercato di censirle queste aziende, e quindi vi mostrerò alcuni esempi. Innanzitutto abbiamo provato a fare, ovviamente le nuove tecnologie, quelle di 4.0, sono influenti, come diceva Bessin, non abbiamo soltanto le tecnologie statiche, ma abbiamo le tecnologie della connettività, no? Il digitale, i sensori, i big data, sono tutte tecnologie delle connettività. E quindi siamo andati a vedere anche com'era cambiata la struttura dell'ecosistema dell'innovazione in Veneto, e è stato bellissimo perché abbiamo visto che a fronte appunto di alcune decadenze date da centri di ricerca che non erano riusciti a far fluire la conoscenza e la tecnologia verso le aziende, c'è stato un movimento dal basso, quindi anche pilotato da politiche pubbliche, che ha portato invece alla nascita delle reti di innovazione regionale, di cui poi vi parlerà Stefano Miotto. Ma alcuni esempi aziendali. Allora, il primo esempio che io volevo portare, ovviamente per fare il trasferimento di conoscenza ci vogliono delle metodologie adeguate, non si tratta di fare la formazione tradizionale, ma si tratta di applicare metodologie che vadano a lavorare su quello che Rullani chiama un concetto generativo di conoscenza, non codificato e adattivo della tecnologia della conoscenza. Quindi alcuni casi. Allora,
Comincerei con un cafoscarino, Matteo Rigamonti. Matteo Rigamonti perché questo è il nuovo ecosistema dell'innovazione e vedete che la parte sinistra è rappresentata proprio da un movimento dal basso, la creazione, guidato da politiche pubbliche, della creazione delle reti di innovazione regionale, dei Fab Lab e di altri invece anche enti di ricerca pubblica, tipo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che fanno cose splendide, che però stanno dimostrando una connessione tra ricerca applicata e impresa molto più stretta che nel passato. Allora, Matteo Rigamonti, perché mi piace, questi sono i luoghi, non so se... Comincio da questo caso. Perché Matteo Rigamonti, che era un cafoscarino ossessionato dall'idea di fare soldi, no? E tra una lezione e l'altra che faceva a Cafoscari, andava per le calli di Venezia a vendere le pizze ai turisti, nel senso che lui voleva fare soldi. Quindi è una di quello che, quando si parla di tipologia di imprenditori, lui è un imprenditore di quelli che si chiamano opportunisti, no? Non gli interessa avere la fabbrica per passarla a Pixa Printing, no? È l'azienda. Non gli interessa aver fatto l'azienda per poi trasferirla ai suoi figli. I suoi figli dicono possono fare quello che vogliono, ma per appunto avere questa soddisfazione di creare un soggetto, fabbrica, organizzazione che producesse ricchezza, di cui potesse beneficiarsene lui in primo. Qual è la formula imprenditoriale? Collegata strettamente al processo di innovazione anche 4.0. Matteo Rigamonti si è appassionato poi alla stampa, lui faceva i volantini e poi appunto ha voluto fare un'azienda di grafica e stampa, chiaramente ad alta tecnologia, ma come è riuscito a investire in nuova tecnologia? Trovando la soluzione che tutta la sua vendita era online. E quindi facendo la vendita online lui aveva liquidità assoluta, nel senso che ci faceva pagare prima di appunto mettere in produzione il lavoro, il prodotto, e quindi vediamo qui un'innovazione a monte, perché spesso nelle nostre aziende vediamo l'innovazione che va sui processi dentro, perché è azienda di trasformazione la nostra, e quindi va a innovare gli impianti. Vediamo anche, dopo farò il caso per esempio della sensoristica legata agli impianti, che prevede poi di fare la manutenzione predittiva, che però va a incidere su quello che sono ancora i recuperi di efficienza più che di invenzione di nuove formule imprenditoriali. Matteo Rigamonti invece ha fatto un'innovazione di non dico di business model, ma proprio di governance dell'impresa, in quanto nel periodo di crisi, quando nessuno riusciva ad avere credito per fare investimenti strutturali, investimenti in tecnologia, lui ha rinnovato tutta la tecnologia. Quando ha visto che tutto funzionava, ha venduto l'azienda e adesso è qui a Marghera che si è inventato un'altra cosa, no? Ecco, questo quindi l'innovazione a monte, no? Se invece vogliamo parlare di processi, diciamo della tecnologia dentro ai processi industriali, beh, allora mi piaceva farvi due casi che riguardano il settore soprattutto dei lapidei. Allora, pochi credo che conosceranno questa azienda che si chiama Magraf. Magraf, settore dei marmi, e a Zignano, zona orribile, adesso ve la trovo, zona orribile. Non vedo la seconda cosa, no? È quella bella con... Eccola qui a destra. Eccola qua, questa qui a destra. Allora, questa azienda è stata fondata da Marzotto, ma sta per Marzotto, che oltre a fare appunto il tessile, ha investito su una cosa bella che sono i marmi. Allora, questa azienda adesso importa marmi da 50 paesi diversi del mondo e ha uno showroom incredibile. Quindi se voi andate in questa azienda trovate dal marmo Total White al Total Black, con tutte le gradazioni. Loro, per farvi gli esempi, allestiscono appartamenti a Monaco o in Arabia Saudita, quindi non hanno problemi di marginalità. Quello che gli viene chiesta è la perfezione, non la qualità alta, ma la perfezione, e quindi quando devono andare ad allestire per esempio un appartamento a Monaco devono andare via con il doppio materiale, perché se una lastra è scheggiata, non ha la giusta venatura, devono assolutamente sostituirla con un'altra. Cosa troviamo qui? Intanto troviamo la fabbrica bella, a Zignano, voi direte, no? Zona terribile. Ecco, se voi
qui non si vede molto bene, però se voi entrate in questa azienda, l'azienda è stata fatta da un designer famosissimo, quindi entrate in un ambiente assolutamente che esprime assolutamente quella che è la bellezza che poi l'azienda deve trasferire anche nella, diciamo, nelle situazioni, diciamo, poi degli allestimenti nella casa e nei building, e qui fin qua è tutta la facciata. Se andiamo dentro invece all'azienda, allora è da prendere paura, perché si vedono questi cubi da tonnellate di marmo che viaggiano su questi carrelli, e a un certo punto vi trovate di fronte a un grosso robot a 5 assi. E abbiamo chiesto, ma ci piaceva, no? Perché molto spesso l'investimento in tecnologia dei nostri imprenditori non viene fatto in base a una strategia, ma viene fatto perché vanno alle fiere, vedono la tecnologia, poi la comprano e poi pensano a cosa farne. Cosa fa questa, ecco qui, l'innovazione del business model trainata dalla tecnologia, no? Questo robot a 5 assi permette di fare l'incisione di pietre anche di 50 centimetri di spessore con il getto a acqua. Voi capite che utilizzando il getto a acqua, anziché utilizzando le punte di incisione, tu hai la perfezione nell'incisione. Quindi vedete come, in base, diciamo, come la tecnologia può cambiare anche, diciamo, non solo l'estetica, ma anche le funzionalità del prodotto. Altro esempio di cambiamento di funzionalità di prodotto, Metalco, un caso riuscitissimo di fronte a tutti, diciamo, i disastri delle successioni aziendali. Adesso provo a trovarvela. Questa invece è un'azienda dove due figli dei due titolari, eccolo qua, Metalco, rimaniamo sempre nel campo, diciamo, arredamento e casa, però qui andiamo nell'arredo urbano. Cosa fanno questi due ragazzi? Allora, i papà vendevano ai comuni, no? Qui in Italia, ma poi hanno cominciato anche in Francia, Germania, eccetera, a vendere le panchine che troviamo nel litorale, diciamo, nostro Adriatico. Se guardate, hanno tutte le cose dell'etichetta della Metalco. Pian piano hanno messo dentro il design, pian piano sono andati a dire, ma non solo panchine, proviamo a fare qualcosa, nel senso che l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei cittadini sta cambiando, per esempio tutta la parte del wellness, del running negli spazi pubblici. E allora, insieme a dei designer, insieme immettendo molta tecnologia sul prodotto per dare nuove funzionalità al prodotto, pensate, adesso sono presenti al Central Park di New York o anche diciamo, nei giardini di Piazza Venezia a Milano, e fanno attrezzature per il wellness. Attrezzature però che sono dotate di connettività, sono dotate di strumentazione tecnologica strepitosa. E se voi vedete questi due 32-35 anni parlare del loro prodotto, per esempio la ragazza, che è Daniela Bertino, mi diceva l'altro giorno che lei fa 80 viaggi all'anno per andare a vendere il suo prodotto nelle diverse parti del mondo, ma lei lo vende perché è talmente convinta della bellezza e della funzionalità del suo prodotto che certamente ci riesce. Andando dall'azienda, ecco, invece le aziende dei grandi impianti, ovviamente, per esempio posso farvi l'esempio di come cioè alcune tecnologie dell'industria 4.0 non devono essere prese di per se stesse, diciamo, fattore di innovazione, perché ovviamente se io compro una macchina già dotata di tutte le tecnologie, anche con gli incentivi Calenda, dopo devo essere consapevole che devo poi allineare tutti gli altri impianti a quella tecnologia. Facciamo l'esempio di un'azienda di Lentinara che fa i tubi per gli oleodotti, e lì ovviamente anche loro hanno usufruito della legge Calenda per cambiare alcuni impianti, e chiaramente i nuovi macchinari sono dotati di sensori. Benissimo, i sensori ti danno la possibilità di avere dati soprattutto per fare la manutenzione predittiva. Peccato però che quando siamo andati insieme a fare il censimento dei macchinari e degli impianti che dovevano allineare, erano macchinari almeno di 4 generazioni, perché c'erano macchinari autocostruiti dalla vecchia proprietà, macchinari che ovviamente avevano certi sistemi, e quindi anche se io compro, investo in una tecnologia 4.0 e voglio renderla
diciamo efficace ai fini del processo di innovazione dentro l'azienda, non basta quella macchina lì, ma devo fare tutto un sistema di allineamento interno. Ovviamente questo non si fa da soli, ecco qui il trasferimento di conoscenza. Da chi si fa il trasferimento di conoscenza? Si fa appunto da dei centri che stanno cambiando pelle, nel senso che dai vecchi parchi scientifici dobbiamo invece imparare a vedere come, invece, avendo fabbrica diffusa, dobbiamo essere consapevoli anche della conoscenza diffusa. Allora le aziende dovrebbero conoscere il laboratorio tesi del professor Bariani. Quando noi chiediamo se sanno che cosa fa il professor Bariani a Rovigo, fuori dall'autostrada, quasi nessuno lo sa. Però questo è un laboratorio, diciamo, di microtecnologie, soprattutto applicate al settore dell'automotive, che è riconosciuto non a livello europeo ma a livello internazionale come uno dei grandi centri di accelerazione di innovazione su questi ambiti. Io ne avrei altre 100 di storie, ma penso che è meglio che faccia raccontare a Stefano Biotto qualche altro caso. Benissimo, grazie. Andiamo qui. Allora, volevi intervenire? No, mi permetto solo di ricordare che potete fare domande, potete scrivere le vostre domande nella chat, che nello spazio che avete a disposizione, in modo che poi noi possiamo rispondere. Allora, proseguo da dove ha finito Gabriella. Gabriella ci ha raccontato delle storie aziendali, io vi ho raccontato all'inizio di questa nostra continua osservazione, vi ha raccontato delle storie e non ha aggiunto il fatto che in tutte queste aziende è stato molto importante l'accesso da parte di queste aziende, l'accesso a SIAV non in quanto SIAV, ma in quanto di fatto connettore verso altri centri di conoscenza, cioè queste aziende come necessitino di continue iniezioni di conoscenza, anche perché, lo rivedete qui in questa slide, i numeri non ci stanno dando ragione. Dicevo prima dell'investimento in ricerca e innovazione sul PIL, ma anche un'altra proxy, che è l'accesso ai fondi direttamente gestiti dall'Unione Europea, in particolare Horizon, vede la nostra regione nelle posizioni di coda, pur avendo una manifattura delle aziende e delle storie come quelle che ci ha raccontato adesso Gabriella. Allora, dal punto di vista delle policy, e arrivo al primo dei due temi che volevo raccontarvi velocemente, dal punto di vista delle policy abbiamo proprio cominciato a ragionare dicendo: com'è che facciamo trovare delle policy per fare in modo di mettere insieme in qualche modo, da un lato, queste imprese, magari ordinate in filiera, e dall'altro incrociarle con i centri di conoscenza. E qui, diciamo, c'è uno strumento legislativo che è del 2014, a cui abbiamo in qualche modo contribuito come Confindustria Veneto, proprio alla stesura, contribuito forse a dir poco, insomma, che era proprio l'idea sostanzialmente di individuare in questo strumento legislativo, che individua aggregazioni di imprese, distrette e reti innovative, le diverse forme aggregative sui quali poi si sono concentrati i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2014-2020. Si parla di circa 120 milioni di euro che sono stati concentrati sull'innovazione e su quelle forme aggregative. Vi racconto gli ambiti che sono stati individuati dalla Regione Veneto, le specializzazioni intelligenti, vedete, sono queste quattro, sono di fatto le quattro specializzazioni che racchiudono un po' tutta la manifattura del Veneto, perché l'altro piccolo problema che abbiamo, a parte avere tante aziende, non avere la grande azienda, essere molto frammentati, è che non è un problema, direi che è una cosa buona, ma sappiamo far di tutto. Se tracciamo in 30 chilometri di raggio la nostra economia, che cosa facciamo in questa regione, noi sappiamo fare un po' di tutto. Ebbene, quindi vedete che anche le strategie di specializzazione intelligenti sono piuttosto vaste, proprio perché racchiudono un po' tutto il nostro manifatturiero, che è quasi tutto il manifatturiero possibile. Ecco, appunto, vi dicevo della legge regionale su distretti, reti innovative e aggregazione di impresa, e io vi volevo raccontare che cosa è successo da quella legge in poi. La regione ha individuato 17 distretti, sono, diciamo, i distretti produttivi,
e quindi sono questi che vedete qui, quelli blu sono quelli in cui c'è una forte presenza di aziende confindustriali, ma comunque diciamo che questi distretti sono diciamo anche abbastanza riconoscibili, abbastanza tradizionali, abbastanza storici, sono localizzati, ma poi ha dato avvio a questa nuova iniziativa, che è quella sostanzialmente di istituire dei moderni cluster. Perché? Che cos'è che la differenza fra un distretto e un cluster? Il distretto sostanzialmente ha una sua storia, una sua tradizione, una sua presenza territoriale. Il cluster invece è più un'aggregazione di filiera, qui vedete le 15 reti innovative o cluster che sono state riconosciute dalla Regione Veneto e che insistono le 4 specializzazioni intelligenti. Allora, che cosa si è fatto sostanzialmente? Allora, il cluster, a differenza del distretto, richiede la non geograficità, quindi la presenza di aziende su tutto il territorio regionale, ordinate solitamente in filiera, ma soprattutto la presenza all'interno del cluster di soggetti della conoscenza, vale a dire università. Quindi la Regione, nelle sue politiche, non solo ha designato alcuni settori e specializzazioni intelligenti, ma ha imposto, tra virgolette, che le politiche di sostegno, tanto poco che sia, vadano sostanzialmente orientate verso queste aggregazioni di conoscenza, in cui siano presenti da un lato filiere di aziende e dall'altro i centri di trasferimento di conoscenza. Non diamolo per scontato, perché noi che abbiamo vissuto proprio in questi mesi, vorrei dire, alla formazione di queste aggregazioni, abbiamo visto che effettivamente molto spesso la conoscenza di quei dipartimenti, di quella università, di quei professori, di quelle esperienze non era assolutamente scontato, esattamente come per il laboratorio tesi, che peraltro è presente con quella rete che vedete sotto a Smart Manufacturing, che si chiama M3Net. Questo processo sostanzialmente ha portato all'aggregazione di questi soggetti, all'individuazione di soggetti giuridici che li rappresentassero, e in questa partita il ruolo, diciamo, di driver è stato, per la parte della conoscenza, Fondazione Univeneto, quindi i quattro atenei del Veneto che per fortuna si sono riusciti ad accordare, a mettere insieme, e dall'altra parte Confindustria Veneto come driver per le imprese. Io volevo anche mostrarvi, se ci riesco, una piccola pubblicazione che poi ovviamente lasciamo, che riguarda proprio questo tema delle reti innovative. Se riesco ad aprirla un attimo, vediamo se ci arriviamo. Eccolo qui, che è questa. Proprio ad esito di questa esperienza abbiamo fatto una pubblicazione che abbiamo cercato che abbiamo in qualche modo, non la trovo. Puoi andare a schermo intero. Sto cercando, dov'è? Scusatemi, eccolo qui. Questa pubblicazione che vedete, perché appunto voi vedete che queste 15 reti innovative che sono state riconosciute dalla Regione del Veneto in 4 ambiti di specializzazione radunano 740 aziende, associazioni e 70 enti di trasferimento tecnologico. Questa pubblicazione poi lasciamo ovviamente come materiale, ha in qualche modo la descrizione per ognuna di queste reti innovative di cui abbiamo parlato, dell'ambito, il consorzio che è il soggetto che rappresenta, quindi con chi devi parlare per parlare con questi aggregati di 70-80 aziende, sostanzialmente con il consorzio, con i soggetti giuridici che vedete lì, e dall'altra parte anche l'ambito di specializzazione, l'ambito di ricerca su cui queste reti si sono in qualche modo concentrate, e anche i riferimenti per l'Ateneo di chi sono sostanzialmente i riferimenti, se ce ne sono, per quanto riguarda le diverse reti. Qui le vedete tutte, alla fine di questa pubblicazione, la scorro velocemente, c'è sostanzialmente l'elenco di tutti i soggetti, i 740 soggetti che hanno aderito a questa partita. Quindi quello che volevo insomma trasferire è questo. Qui si sta facendo, su questa partita, si sta facendo sostanzialmente, questa è la pubblicazione appunto che avete visto, si sta facendo un grande lavoro. Perché? Perché cerchiamo di rappresentare il Veneto non più come piccole aziende tra loro disconnesse, ma come cluster aggregati in cui è obbligatoria, è necessaria la presenza dell'università, quindi si favorisce il dialogo. Su questo la Regione concentra i propri investimenti e i propri interventi, e effettivamente il primo bando che la Regione ha fatto in quest'ambito ha avuto richieste di investimento per 80 milioni di euro, fatte da più di queste 700, 200, un sottoinsieme ha presentato domanda, e effettivamente ha avuto un grande successo, perché è la prima volta in cui stiamo vedendo che si sta formando, diciamo, una politica, e in qualche modo il Veneto non si rappresenta più appunto in modo frammentato, individuale, ma in modo, diciamo, organizzato. Questi cluster regionali stanno ora cercando di, con il supporto della Regione Veneto, quindi un'azione anche pubblica istituzionale, di arrivare sostanzialmente
riuscite ad avere un posto nell'ambito dei cluster tecnologici nazionali, ce ne sono 13 riconosciuti, perché? Perché questo può consentire un'attività di networking, l'accesso a finanziamenti e opportunità nazionali, ma ancora di più l'accesso a quelli che sono invece i fondi e le opportunità europee. Quindi questa è la prima azione di policy. A me faceva piacere dire: guardate che c'è qualcosa che sta muovendo in questo mondo dell'innovazione che ha avuto molti insuccessi, qui stiamo vedendo un'azione pubblica-privata con la benedizione della regione e con il supporto di Confindustria e Fondazione Univento, che è molto interessante. Ultima cosa, e poi ho finito, abbiamo parlato a lungo dei luoghi, Gabriella vi ha mostrato quello che ci sono, i luoghi che sono stati individuati, sono stati descritti nella pubblicazione, ecco. Qui invece è una cosa che riguarda sempre i luoghi, ma è, diciamo, se vogliamo, più orientata a un ambito specifico, che è quello del 4.0. Non sto a dire quanto si è parlato di 4.0, quanto si sta parlando. Sapete che c'è un Competence Center Triveneto che adesso sta contrattando con il Ministero per ricevere un finanziamento per il proprio avvio, e anche le nostre territoriali, non solo, le Camere di Commercio, i Confartigianato, hanno in qualche modo, stanno cercando di individuare dei Digital Innovation Hub, che sono dei punti di informazione, di creazione di awareness, di formazione, di informazione sul tema appunto del 4.0, e dentro a questa grande storia, noi abbiamo costituito all'interno di Confindustria un coordinamento sul 4.0 e abbiamo provato a lanciare un progetto, se volete, molto banale in qualche modo, che è quello proprio di cercare di individuare quelli che possono essere i luoghi, come quelli che avete visto prima, o più orientati a 4.0 in Veneto, per poter far cosa sostanzialmente? Per poterli raccontare da un lato, ma per poter fare in modo che altri imprenditori possano in qualche modo visitare questi luoghi, capire le applicazioni e trasferirli, perché siamo abbastanza consapevoli che in realtà il tema del 4.0 ha a che fare con la ricerca, per grande ricerca pura, per grandi player, ma in moltissimi casi si tratta solo di un'azione necessaria di trasferimento di conoscenza da azienda a azienda, da settore a settore, perché molte applicazioni sono assolutamente trasversali, e quindi l'obiettivo di far conoscere queste cose per poter in qualche modo trasferirle e attivare quell'effetto emulazione, insomma, per riaprire per l'ennesima volta le scatole chiuse. Allora vi racconto, vi ho detto qual è la necessità. E da dove siamo partiti? Siamo partiti, tanto per cambiare, dal Baden-Württemberg, che ha un'iniziativa simile, che si chiama Undertort, quindi 100 luoghi, in cui praticamente hanno geolocalizzato una serie di, ovviamente qui si parla di grandi aziende, perché queste piccole aziende ne hanno almeno, non ne hanno, ne hanno di più, insomma ne hanno tantissime di grandi, e poi all'interno della geolocalizzazione, con la possibilità di cercare, diciamo, questi luoghi, c'era la individuazione della singola azienda, questo è un esempio, in cui si poteva vedere e toccare con mano sostanzialmente l'innovazione che poteva essere stata applicata e introdotta all'interno dell'azienda. Quello che noi abbiamo provato a fare è esattamente questo: abbiamo coinvolto le territoriali e abbiamo previsto sostanzialmente alcune regole di ingaggio semplicissime. Intanto vogliamo coinvolgere aziende user di tecnologia, non provider, ma user, perché anche qui non dobbiamo vendere delle soluzioni, e vogliamo mostrare alle altre aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che ci sono dei champions probabilmente sconosciuti da cui loro possono attivare processi di emulazione. E le tre condizioni è la presenza appunto di soluzioni avanzate e visibili proprio per i motivi qui sopra, ecosistema aziendale orientato a innovazione e disponibilità a ospitare alcune iniziative di diffusione, quindi la disponibilità ad aprire le porte delle aziende. Abbiamo avviato il questionario, abbiamo coinvolto anche la Regione Veneto e altri stakeholder, perché è un'azione istituzionale che non riguarda di certo solo la nostra associazione. Abbiamo di nuovo trovato la collaborazione con la Fondazione Univeneto, che ha designato un comitato che ha, da un lato, ha definito il questionario di valutazione, che comunque è un questionario molto semplice, e dall'altro sarà anche quello che valuterà le candidature pervenute. Una volta fatto questo, sostanzialmente, apriremo praticamente questa iniziativa con una serie di seminari sul territorio, e dall'altro con la possibilità di andare a visitare queste aziende, di avere eventi formativi e quant'altro che possono in qualche modo stimolare e aprire questo effetto emulativo. Quindi ecco,
e concludo sostanzialmente. Vedete come il nostro grande sforzo per favorire sostanzialmente questi processi di innovazione che riguardano anche il 4.0, ma non solo, sia proprio quello di andare a raccontare casi, guardarli, seguirli da dentro e poi in qualche modo trasferire queste conoscenze all'interno delle aziende e fare da connettori nei confronti sostanzialmente di un mondo che è un mondo che è molto, cioè quello della conoscenza, che è molto interessante, ha molte soluzioni, ha molte proposte, ma risulta ancora non troppo connesso al mondo, diciamo, delle imprese. Quindi questo sforzo di connessione per noi è un po' il nostro mantra. Grazie sia a Stefano Miotto sia a Gabriella Bettiol per la loro presentazione. Ovviamente le domande sono più che benvenute. Non so se è arrivato già qualcosa, ma se ci fosse sarebbe estremamente interessante averle. Buongiorno. Sì, però non riusciamo a leggerla e quindi abbiamo un piccolo problema di lettura della domanda. La domanda è: allora, secondo voi c'è stato un ritorno della produzione nella regione Veneto negli ultimi anni? Un ritorno della produzione in realtà che non abbiamo mai perso, perché la manifattura è sempre stata il punto di forza della regione. Però effettivamente c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Chi vuole rispondere? Se vuoi dico due cose e dopo mi completa Gabriella. Beh, allora, bisogna capirsi quando si parla di ritorno alla produzione. Come diceva il professor Carraro, la manifattura continua a essere, diciamo, la nostra. Noi siamo una regione altamente manifatturiera, caratterizzata da una presenza di manifattura che sa far tutto, come dicevo prima. Questo è fuori discussione. È altrettanto vero che una serie di lavorazioni di prodotti ad esito della globalizzazione, del cambio di costi completamente diversi, eccetera, hanno avuto un processo di delocalizzazione e probabilmente molti di questi prodotti non potranno più essere prodotti qua. È altrettanto vero che soprattutto in certi segmenti dove si è puntato, io cito sempre l'esperienza che ho particolarmente a cuore, quella del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, dove si è puntato al segmento alto e dove si è molto investito sul tema del capitale umano e trasferimento di conoscenze, pensate che quel distretto è addirittura arrivato a un aumento di occupati rispetto al periodo del 2008. Quindi parliamo della grande crisi, la grande globalizzazione, la grande delocalizzazione, guardi i dipendenti di adesso di quel distretto, sono addirittura più di prima. Quindi diciamo, questo è il fenomeno generale. Per quanto riguarda il ritorno delle produzioni, non potrei dire che c'è stato un vero ritorno di produzione, però è altrettanto vero che c'è stato, diciamo, un parziale reshoring, almeno di funzioni che sono state accentrate dentro le aziende, e effettivamente stiamo vedendo che molte aziende, se non hanno proprio concentrato la produzione qua, molti aspetti legati alla prototipia, a tutto l'aspetto, diciamo, di pre-industrializzazione, le hanno effettivamente riportati qua. Quindi da questo punto di vista io penso che sia fondamentale per poter tenere la competitività che abbiamo, avere un sistema di trasferimento di conoscenze e di mantenimento delle conoscenze su questo territorio. Non possiamo negare, pensate al tessile abbigliamento, che le delocalizzazioni hanno portato a una drammatica perdita di conoscenza e hanno, fra l'altro, portato adesso a una richiesta di personale che non si trova più, che è stato disperso. Quindi questo è un elemento di riflessione anche proprio sulle policy e l'orientamento dei giovani e le policy della formazione e dell'educazione, che è piuttosto importante. Gabriella, io ho fatto... Sì, alcuni casi che mi vengono in mente proprio molto pragmatici. Allora, per esempio il settore dell'automotive, no? Sappiamo benissimo che quando le grandi case automobilistiche sono andate a costruire in Cina, anche molti subfornitori nostri hanno dovuto seguire le multinazionali, ovviamente. E qui perché? Perché appunto bisognava essere vicino al cliente, perché in Cina se tu non dai una risposta su una modifica di un prodotto o un preventivo nel giro di ore, sapete benissimo che la commessa è persa. Quindi la risposta in questo contesto appunto di così competitivo a livello internazionale esigeva una vicinanza anche delle parti ricche, no? Quelle della ricerca e innovazione, della progettazione, che fossero nei siti vicini ai nuovi siti produttivi dei grandi settori. Adesso invece sta cambiando, nel senso che la possibilità di fare coprogettazione anche a distanza
distanza con le nuove tecnologie è enormemente aumentata e quindi abbiamo visto non solo il rientro della produzione, adesso vi farò un altro caso, ma anche il rientro delle parti ricche, delle parti nobili, no? della progettazione dell'impresa e il rientro anche appunto di quei cervelli, no? Che purtroppo hanno dovuto andare all'estero proprio non solo per fuga, diciamo, ma per essere vicino al cliente. Questo nel caso della parte alta, no? della funzione ricerca e innovazione. Se parliamo della produzione, invece, anche c'è stato un rientro. Pensiamo, per esempio, mi viene in mente un'azienda che fa anodizzazione per tutto il settore dell'appliance, dei frigoriferi, zona Conegliano, indotto Electrolux, eccetera, che erano andati dove? In Tunisia e in Turchia a fare produzione a più basso costo. Chiaramente i movimenti anche di tipo politico che ci sono stati in quei paesi non hanno reso sicura poi anche le persone, diciamo che anche italiane, ma anche quelle che erano lì nei plant, e quindi si è visto che poi la convenienza in termini di costo non era assolutamente giustificabile rispetto poi ai pericoli della sicurezza, e quindi rientro proprio dalla parte produttiva. Abbiamo altre domande? Sì, abbiamo diverse. Completerei magari le risposte a Diletta Pegorara, così colleghiamo le due domande e poi passiamo a Roberta e a Gianluca. Roberta chiede anche: nei casi studiati di aziende innovative, avete notato una qualche relazione tra l'innovazione e la prossimità del sito produttivo? La prossimità del sito produttivo? In alcuni casi sì, in alcuni casi no, dipende anche qua l'inserimento nel settore, no? Perché ci sono appunto settori in cui bisogna essere per forza vicino al cliente, dove la vicinanza al cliente, altri invece in cui la soluzione innovativa può avvenire in siti assolutamente diversi. Quindi non c'è una regola. Dipende molto però anche dai settori. Vabbè, allora andiamo a rispondere a Roberta. Roberta chiede: secondo la vostra esperienza, quali sono le implicazioni dei processi di innovazione sui profili di competenze e occupabilità delle diverse generazioni di lavoratori? Diverse generazioni, credo sia la parola chiave. Certo. È tuo questo. Beh, qui diciamo che dobbiamo parlare molto onestamente e quindi sapere che l'influenza, soprattutto delle nuove tecnologie, non permette più di avere apprendimenti di tipo esperienziale, prettamente di tipo esperienziale, nel senso che i nostri lavoratori maturi dentro le nostre aziende di produzione sono state fatte su base di esperienza. Le nuove tecnologie non permettono più l'acquisizione in questo modo, e quindi chiaramente l'immissione di competenze giovani, no? che sono poi i nativi del digitale, delle nuove tecnologie, con l'incrocio dei lavoratori invece che hanno grossissima esperienza e hanno le loro professionalità basate sull'apprendimento esperienziale, è assolutamente indispensabile. Non sono sufficienti gli uni o gli altri, ma deve essere assolutamente un'integrazione delle due variabili, anche di competenza, di conoscenza. E Antonio Candiello invece chiede se emerge una specifica declinazione del modello Industria 4.0 per la realtà produttiva e i servizi veneti, quindi per le piccole dimensioni. Cioè, c'è qualcosa di speciale? Allora, comincio io. Intanto diciamo che le analisi ci stanno dicendo di fatto che per ora c'è stata, diciamo, l'impatto che ha avuto le misure dell'iperammortamento, se noi guardiamo Industria 4.0, il suo impatto, c'è stato un grande ricambio di macchinari e una grande innovazione di macchinari. C'è ancora tantissimo da fare e devo dire che anche andando a vedere i champions, quelli di cui parlavamo prima del progetto dei 100 luoghi, c'è ancora tantissimo da fare dentro l'organizzazione, perché una cosa è appunto avere i macchinari interconnessi. Guardate, vi riporto una battuta di un'azienda, di un manager di un'azienda media, che però voglio dire è un'azienda evoluta, che dice: adesso abbiamo un sacco di dati, il problema
problema è che cosa fare di tutti questi dati e come leggerli. Quindi c'è ancora tantissimo, tantissimo lavoro da fare, non tanto una parte appunto di macchinari che con queste misure hanno portato un aumento dell'acquisto di macchinari dell'11% fra l'anno scorso e quest'anno, e di nuovo è previsto un altro incremento analogo anche per quest'anno, ma c'è tutta la parte invece di cosa gira attorno alle macchine, insomma, e come fare ad adattare le organizzazioni e le persone ovviamente a questa tipologia di attività. Quindi qui ovviamente c'è un mare, quindi io non credo, per rispondere, non credo che ci sia un modello specifico su questa partita, dico che si sta costruendo e dico che si sta costruendo con molta fatica e difficoltà, perché è come se, insomma, abbiamo scoperto il fuoco, dobbiamo ancora capire un po' tutte le applicazioni del fuoco, che sono effettivamente infinite, nel senso che abbiamo davvero davanti un mondo estremamente interessante, in cui però, ecco, a mio modo di vedere, di nuovo quel discorso di cercare di trovare degli esempi e facilitare delle emulazioni di cose che funzionano è fondamentale. Quindi per me il modello da adottare per piccola e media impresa è proprio quello di andare a capire cosa succede fuori, ad aprire le scatole, l'ho già detto, lo ripeto di nuovo. In questa direzione c'è una domanda di Gianluca, sì, che può essere, sì, interessante, sì. In una fase successiva, sì, del vostro, sì, sì, studio, avete previsto, sì, un allargamento della rete di luoghi di innovazione ad altre regioni italiane, ad altre... Assolutamente, regioni, sì, è già stata considerata una buona prassi da parte di Confindustria Nazionale, quindi la Confindustria Nazionale intende allargare questa esperienza. Intanto, noi stiamo già parlando con i colleghi del Triveneto, perché siamo più prossimi, però Confindustria Nazionale intende attivare proprio portare questo progetto a livello nazionale. E l'altra cosa, esiste un accordo trilaterale tra Francia, Germania e Italia, di nuovo volto a mappare una serie di aziende e luoghi. La Germania ne ha già candidati 171, la Francia 0 e l'Italia pure. Quindi in questo momento siamo un po', diciamo, follower, tanto per cambiare, però diciamo che l'intenzione è di portare, cioè ci sono già, diciamo, già gli strumenti per portare a candidare questo progetto a un livello più ampio, nazionale e internazionale. Grazie. E prima di passare alla domanda successiva, informo tutti che avrete a disposizione sia il link al libro di cui vi hanno parlato, che è una parte della presentazione, ma sicuramente un libro molto interessante da approfondire e consultare, e avrete anche la possibilità di rivedere il webinar, perché lo metteremo a disposizione sul canale YouTube della Fondazione Nord-Est, quindi potete eventualmente rivederlo, diffonderlo, farlo vedere a colleghi o conoscenti con i quali volete condividere la conoscenza che abbiamo cercato di produrre e diffondere oggi con questo webinar. Passiamo alla domanda ancora, questa volta di Costantino Romeo, che ci chiede: si può dire che le politiche pubbliche siano tornate di moda rispetto a quanto avveniva qualche anno fa? Secondo voi, puntare sulla coesione territoriale, sì, non si rischia, sì, di incentivare, sì, la cooperazione tra aziende a scapito della competizione? Si può iniziare a presagire una competizione tra aree geografiche, sì, e non solo tra aziende? Allora, la prima, se noi guardiamo il piano Calenda, io penso che sia stato le misure più efficaci degli ultimi 30 anni a favore delle imprese siano state adottate da questo piano. I numeri che abbiamo, e peraltro anche che la Fondazione Nord-Est ha diffuso anche nel luglio 2017 con un'indagine al riguardo, e i numeri poi anche le statistiche del MISE ci dicono che è assolutamente così. Quindi questo è stato un grande piano a sostegno della competitività, questo è fuori discussione. Quindi se parliamo a livello nazionale, sì. Per quanto riguarda a livello regionale, io spero davvero di sì. Guardate, è una scommessa, perché non è facile lavorare appunto mettendo insieme, connettendo, no, filiere con i centri della conoscenza, spesso i linguaggi sono diversi, però questo, molte misure anche della Regione Veneto per l'introduzione di ricercatori in azienda, tutto questo aspetto, no, di introduzione di capitale umano, di misure di sostegno, l'introduzione di capitale umano qualificato, che non è solo che dia il vantaggio all'azienda, ma dà all'azienda quelle connessioni che l'azienda difficilmente potrebbe trovare. Ecco, tutte queste cose qua a me mi fa pensare che effettivamente sì, mi pare che, non voglio dire se sono tornate di moda, perché non so bene che impatto abbiano avuto prima, e forse lo so, è meglio che non lo dica, ma diciamo, in questo senso io devo dire che sono abbastanza
ottimista. Per quanto riguarda invece il tema della competizione, è ovvio che tra aziende direttamente, diciamo, concorrenti, non sempre, anzi quasi mai, è facile riuscire ad attivare dei processi di cooperazione. Ma quello che vi ho citato prima, l'esperienza del calzaturiero sul tema della formazione, è quello è un centro che sforna 300 giovani all'anno che vengono assorbiti anche da aziende concorrenti. Quindi ci sono delle azioni collettive che possono essere intraprese da distretti, ambiti, attività, settori, che non devono avere però ovviamente, non devono arrivare, diciamo, direttamente al mercato. I progetti che abbiamo visto, lo dicevo prima, sono più che progetti, diciamo, tra aziende concorrenti, sono progetti di filiere, ma sono progetti che coinvolgono a volte 20-30 aziende, quindi sicuramente portano a dire, e lo dicevo anche prima, che la rappresentazione della nostra regione in modo diverso, quindi sì, la nostra area geografica rispetto ad altre, sia assolutamente fondamentale per aumentare la nostra competitività e, posso dire, rappresentarsi anche un po' meglio, perché siamo sempre nelle graduatorie europee, vediamo sempre questa regione non ben posizionata, nonostante ci sia, a mio avviso, un patrimonio di conoscenze, un patrimonio di creatività, di attività decisamente elevato. Passiamo a Valentina Facchini, che ci chiede, per quel che riguarda l'importanza di trasferire e ottenere nuove conoscenze, c'è un effettivo sviluppo di Hub Lab, Fab Lab anche all'interno delle aziende venete? Ah, certo, e mi associerei anche l'ultima domanda degli spazi di coworking, no? Nel senso che noi abbiamo... Dobbiamo Valentina sì, Canteri, la sua domanda sul coworking, perché non ne parlate. Perché effettivamente noi stamattina vi abbiamo raccontato molte storie di impresa, no? Effettivamente i luoghi dell'innovazione non sono soltanto quelli dentro l'impresa, anche se, per esempio, andando a vedere le aziende che hanno dei laboratori interni certificati MUR, certamente troveremo aziende che fanno innovazione dall'API a altre, perché hanno la funzione di ricerca e innovazione interna. All'esterno cosa sta succedendo? Proprio nel sistema dell'ecosistema dell'innovazione in Veneto abbiamo visto appunto un grosso cambiamento nel venire realizzati spazi sia dalle imprese stesse. Pensiamo allo spazio NICE, che oltre alla fabbrica poi ha messo a disposizione appunto di tutti la cittadinanza, chi voleva fare riunioni, formazioni di tipo esperienziale, un luogo stupendo appunto dove si possono fare generazione di nuove idee e trasferimento di conoscenze, in uno spazio assolutamente adeguato a quello che è anche lo spirito dell'innovazione. Così lo è Infinite Area a Montebelluna, così si vedono appunto sia collegati alle aziende ma anche fuori, come anche spazi di rigenerazione urbana, no? Che poi vanno verso appunto l'utilizzo per o appunto creazione di spazi di co-working per le start-up o appunto per spazi dove si può lavorare bene in termini di innovazione, perché per lavorare bene, per trasferire conoscenza, abbiamo bisogno di luoghi che non siano le aule o i laboratori, no? Ma abbiamo bisogno di spazi che diano ossigeno ovviamente anche a quello che è la fisicità e l'espansione poi appunto di quella che Rullani continua a dire chiama la possibilità di fare conoscenza generativa e non conoscenza adattiva. Allora, grazie per tutte queste interessanti risposte, informazioni. Ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato per le domande che hanno fatto. Sono le 13 e la nostra regola è di cercare di rimanere sempre dentro l'ora di tempo per rendere poi questi webinar particolarmente agili e fruibili anche da chi appunto tempo come tutti noi ne ha poco. Grazie quindi a chi ha partecipato, state connessi con noi perché abbiamo tanti altri webinar di questo tipo in programma e vi annunceremo i prossimi a breve, soprattutto state connessi perché quello che avete sentito oggi è una pillola, è una piccola sintesi del grande lavoro che è stato fatto sui luoghi dell'innovazione e quindi guardando alle pubblicazioni prodotte da SIAV e prodotte da Fondazione Nord-Est, andando a leggere il libro che vi abbiamo presentato, ma tutti i documenti a cui abbiamo fatto riferimento, troverete informazioni ancora più puntuali e probabilmente anche più utili per poter poi tradurre in operatività, perché la conoscenza alla fin fine ha un valore solo se diventa concreta applicazione nel mondo del lavoro, dei servizi, della produzione, delle attività in cui tutti quelli che oggi hanno partecipato a questo webinar operano.
Grazie quindi a tutti e arrivederci a presto. Seguite sul nostro sito dove trovate tutto quello che vi può servire per capire come conoscenza e produzione, il mondo delle università e il mondo delle imprese si possono connettere per produrre ulteriore valore nelle nostre regioni. Grazie. Grazie. Buongiorno. Taglio il microfono.